Come va, Francesco? Sì, beh, sai, come tu parlavi del corso di affrontare la vita, beh, sai, come darebbe questa notizia a Marcel Detien? Marcel Detien dice: la buona notizia è che siamo miliardi di politeisti, vale a dire provvisti di molteplici divinità in Africa, in India, in Oceania, Cina e Giappone e molti altri luoghi. La cattiva notizia la sapete già, ed è che una piccola tribù stanziata tra la Siria e la Cananea si è data di recente un dio collerico e unico che esige dei suoi seguaci in terra sottomissione un solo dio, un solo popolo, una sola terra e la cui conseguenza è uno dei più spiacevoli errori del tanto debole spirito umano. Sto parlando della verruca monoteista che spesso fa cancerogena e continua a produrre sotto i nostri occhi le guerre e i massacri tra coloro che si affrontano esclusivamente in nome del bene e del male. Un incidente molto increscioso per errori di qualche monoteista, ma che non deve sorprendere una così lunga marcia dell'umanità con le sue illusioni in milioni e milioni di anni. Guarda, non l'ho scritto io questo, eh? No, l'ha scritto Marcel Detien. Marcel Detien, ed è pubblicato su? Sulla Repubblica. Sulla Repubblica, eccolo qua. Sì, sulla Repubblica, tra l'altro, la Repubblica dell'11 giugno. Dell'11 giugno, sì. Giugno? Giugno, sì. No, allora deve essere sparito fra nell'immenso. Sì, sì. Ecco, tenete appunto che Marcel Detien è un insegnante che insegna in varie università, sia inglesi sia americane, e logicamente dice che essere i politeisti è una buona notizia, che per la vita del mondo il pericolo è il monoteismo, come sempre, come noi sempre l'abbiamo sostenuto. Cioè, questo non è solo un convincimento nostro, d'altronde i dibattiti per rimanere in Italia danno una dimostrazione di questo, insomma. Comunque c'è l'occasione di parlarne. Ho visto anche in vari posti il dibattito sta sempre più crescendo, cioè non è una sciocchezza, cioè nel senso che anche in posti più qualificati, diciamo così, anche culturalmente, il dibattito fra monoteismo e politeismo sta crescendo. Ma c'è una particolarità che è successa sta settimana e che ti dimostra proprio anche il peso che ha l'avvento del politeismo. Persone forse non è che si siano molto, molto accorte, però se si leggeva attentamente i giornali, a un certo punto viene fuori una dichiarazione di tale Sodano, sapete chi è Sodano?